Bimbe, sveglia. Piccola. Ani. Ehi, svegliati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? Allora, oggi faremo una morning routine per chi farà la dad a casa, e cioè per Vanessa. Quindi tra poco preparerò Anastasia, la porterò all'asilo, vi farò salutare anche da lei e poi si parte con la morning routine in dad di Vanessa. Ciao! Ani, dobbiamo andare a scuola, ti alzi? Eh? Ani? Dai amore, andiamo a scuola, andiamo a giocare con gli amici, con i bimbi. Vanessina, tu ti devi preparare per la dad, eh? Ehi! Allora? Pronto? Pronto? Anastasia? 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 Dai amore, dai che andiamo a giocare! Ci sono i tuoi amici che ti aspettano, amo! Non si vuole alzare nessuno, guardatele lì come dormono beate e tranquille. Poi Anastasia, quando si sveglia a un certo punto, mi dice che si è dimenticata di andare all'asilo, e invece diteglielo voi che dorme come un ghiro e qua nessuno si è dimenticato di portarla a scuola. Mi aiutate per favore? Guardatele, non ne vogliono sapere. Ma voi la mattina, ragazzi, vi alzate subito o anche voi, come Vanessa e Anastasia, ci mettete tantissimo? Scrivetemelo nei commenti. Buongiorno e ben sveglia. Ascoltami, io devo andare a portare Daniel e Anastasia a scuola. Adesso tu ti prepari, io ti preparo già la postazione per collegarti, d'accordo? Eh? Sì. Mi raccomando, guarda che io arrivo dopo le 9, c'è papà, comunque. Va bene? Allora ci vediamo dopo. E io e Anastasia stiamo andando a scuola, finalmente. Ok, prima bimba verso la scuola. Ciao amore. Saluta. Non vuoi salutare? Dai. Ok, allora sali in macchina che andiamo a scuola. Ok, Anastasia è andata all'asilo, non ha voluto, come voi ben sapete, essere ripresa. Mi ha detto che si farà riprendere, vi saluterà quando uscirà dall'asilo. Quindi andiamo a prendere Daniel, portiamolo a scuola e ritorniamo a casa per la dad di Vanessa. Ciao. Iniziata la dad. Tu hai il microfono acceso? Ok, tutto bene? Hai fame? Ti preparo una colazione? Hai qualche voglia in particolare? La crostatina. Vuoi la crostatina? Te la porto? Ok. Raccontami un po', Vane, io stamattina non ti ho nemmeno vista, amore, ti sei preparata da sola, vero? Brava, amore. Tutto bene? Sì. Cosa avete fatto? Religione per abbiamo adesso? Abbiamo fatto religione, adesso ora vado in bagno e poi andiamo nel link della maestra e faccio la merenda. E fate matematica, oltre alla merenda? No, scienze. Scienze c'è adesso? Ok, devi andare in bagno? Sì. Dai, vai. Ciao. Ragazzi, allora, mentre Vanessa sta facendo la dad, Daniel e Anastasia sono a scuola, io preparo il pranzo. Però mi sembra di sentire la vocina di Vanessa, quindi immagino che adesso sia in pausa. Andiamo a vedere cosa sta facendo? Andiamo. Vanessa, sei in pausa? Sì, stavo facendo vedere le mie compagne a Ah, bene. Senti, come sta andando? Tutto bene? Sì. Che lezione stai facendo adesso? Allora, adesso stiamo facendo la merenda. Abbiamo fatto la merenda e dopo okay. Dobbiamo fare scienze. È l'ultima ora. Poi dobbiamo andare a prendere insieme sia Dani che Anastasia perché escono tutte e due alle 13:20. Va bene? Allora, buona merenda e ci vediamo dopo pranzo. Ciao. Ciao, amore. Cosa fai vedere? Tutte le tue cosine di casa? Sì. Amore. Che carina, fa vedere alle sue amiche tutto quello che ha a casa. Adesso la lezione è ricominciata, poi appena finisce andiamo a prendere Daniel e Anastasia e torniamo a casa per pranzare. Ci vediamo dopo con la piccola Anastasia che stamattina non ha voluto farsi riprendere, ma mi ha promesso che oggi vi saluterà. A dopo e buon pranzo, ciao! Amore, hai finito? Sì.
sì. Dai, anche oggi è andata. Ascolta, Vane, è andata tutto bene, sì? Dobbiamo andare a prendere Daniel e Anastasia, come ti ho detto prima. Ti conviene andare a metterti le calzine e le scarpe, ok? Perché tra pochi minuti esce Daniel, ok? Poi pranziamo, va bene? Hai fame? Sì. Riesci ad aspettare che sì. L'una e mezza? Okay. Dai, allora ti aspetto giù con i vestitini così andiamo, va bene? Va bene, ciao. Ciao. Ragazzi, io ho appena finito la mia dad perché è dalle 9 alle 12 e mezza. Voi invece la fate la dad? Io sì. E Anastasia invece no, va a scuola. Ragazzi, poi a voi piace più andare a scuola o fare la dad? Adesso stiamo andando a prendere Daniel e Anastasia da scuola. Ci vediamo dopo, ciao! Volevo anche dirvi, io ho una fame da morire e quando torno a casa mangio la pasta con le zucchine e il tonno, buonissima. Invece voi, qual è il vostro piatto preferito? Scrivetelo nei commenti. A dopo! Guardate, mi raccomando, tutto il video perché dopo con Anastasia faremo i saluti. Ah, e se volete che noi vi salutiamo, scrivetelo nei commenti, eh? Ma a dopo! Adesso è arrivato Daniel, adesso andiamo a prendere Anastasia. Signorina? Andiamo, dai, andiamo a prendere la sorellina, vediamo se è uscita. E soprattutto, Vanessa, stamattina non ha voluto salutare nessuno. Sai che a lei la mattina non piace essere ripresa? E mi ha promesso che oggi invece saluterà qualcuno. Vediamo se lo farà. Vediamo il menù di Anastasia, ma quale sarà? Allora, secondo te? Allora, oggi è mercoledì? Oggi è mercoledì, mamma. Oggi è mercoledì. Allora, qua. Dici che è quello? Mercoledì, frutta fresca, pasta all'olio, tacchino di forno al forno. Aspetta, non è mercoledì la prima settimana, è mercoledì forse l'ultima settimana, perché oggi è il 26. Quindi potrebbe essere questo: panzerotti di magro, olio e salvia, pollo al forno. No, aspetta, frutta fresca, panzerotti al magro di olio e salvia. Cos'è? Sì, è una spezia. Ah, pollo al forno e insalata verde. Allora, quando esce le chiediamo se ha mangiato il pollo. Okay. Secondo te l'ha mangiato il pollo? Ma secondo te ha mangiato Anastasia? Perché Anastasia non mangia niente. No, però dice che a scuola mangia. Sì, la pasta con l'olio e il pane. Invece... Buongiorno. Mamma, non voglio riprendere. Ma mi avevi detto di sì. No. Niente, Anastasia ci ha preso in giro. Non vuole essere ripresa nemmeno adesso. Ma è tremenda. Bambini, diteli qualcosa voi. Non vuole salutarvi. Ma Anastasia è tornata a casa da scuola? Sì. Ciao amore. Hai voglia di parlare un po' con noi adesso? Eh? Adesso andiamo a vedere se troviamo dei giochini. Ascolta, Vane, avevamo segnato su un quaderno dei nomi, vero? Il quaderno è quello azzurro, li ho segnati io ieri. Perché Anastasia, ascolta, com'è andata a scuola intanto? Ah, bene. Bene? Sì. Quanti eravate? 5. In 5. Allora, se siete ne... Tu? Sì, Madonna. Io, Allo, Adrianna, la mia compagna, che ancora non sapete come si chiama, e basta. Eravate solo in 5. Quindi sì, speriamo... le maestre erano 3. 3, bene, speriamo. Sì, però poi sono andate via. Sono andate a casa, sì. Alcune. Alcune, anche la maestra Sabina. Però è arrivata la maestra Francesca. Sì. Vero? Speriamo di riuscire ad andare avanti fino a questo fine settimana. Io sono andata a casa. Stavamo dicendo che abbiamo delle bimbe da salutare. Ah sì, ma posso dire una cosa adesso? Certo. Dimenticata. Dimmi. Io ho anche una maestra che si chiama Maria. Ah. È andata a casa. Ed è brava? Sì. Allora vuol dire se sono andate a casa una, due, tre, quattro. Sono andata a cotto a casa. È vero, amore. Noi stamattina abbiamo fatto la dad con Vanessa. Ti ricordi che tu non volevi salutare nessuno stamattina? Adesso li facciamo i saluti? Perché ce lo chiedono tanto tanto e non li salutiamo mai. Quindi salutiamo Chiara,
Jessica, Francesca e le sorelle Marta, Melissa e basta. Poi scusate nei commenti che volete. Salutato. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like.